Allora, Domenico Barbano, serata Miss Urban Art. Allora, sei in o sei out stasera? Noi siamo in sempre, sono gli altri che sono out. E allora speriamo bene, sono tutti fiduciosi, le ragazze sono belle cariche, pubblico c'è. Speriamo sia una bella serata, insomma, alla fine siamo qua per divertirci. Sarà un divertimento, dai. Certamente, di sicuro. Allora partiamo. Serata Urban Art e abbiamo i Mammut presidenti di giuria. Raccontateci qualcosa. Raccontiamo. Intanto che siamo dei presidenti di giuria molto... Sì, l'ha già detto lei. Che severi, siamo molto severi, molto severi. Noi guardiamo anche se c'è la doppia punta al capello. Noi sulle doppie punte saremo irremovibili. Lui è irremovibile sulla doppia punta, io sono un pochettino più bravo, più generoso. Sì, però perché vogliamo che questi ragazzi... Non sono ragazzi, sono ragazze. Sono ragazzi? Sì, sono ragazze. Ah, sono ragazze? Sono ragazze. Vogliamo che queste ragazze... sono ragazze? Sì, ma una fa il muratore. Ma che c'entra però? È una ragazza. Allora. Ma dove siamo? Sì, al teatro forse. Allora, noi saremo dei giudici inflessibili, saremo molto inflessibili. Molto giusti, molto... Dipende da quanto ci pagheranno, insomma. Ma qualche... Se le concorrenti vorranno corromperci, Possono. Ci siamo anche inviti a cena, vanno benissimo. No, sono piccole. Ragazzi, speravo ci fosse il muratore. Abbiamo un muratore. Allora, si è capito come è fatto quest'uomo. Comunque, una cosa importante: grazie a Urban Art, si chiama Urban Art. Pensa, bravo, l'hai imparato. Urban Art, grazie. We'll be right back.
tu come sei, urban o sei out? Sicuramente urban, nel profondo, e perché fa parte di un concetto e una filosofia che abbraccio e che ritengo molto importante e che possa essere un proseguimento di un progetto che potrebbe portare dei buoni risultati e degli ottimi, diciamo, feedback da un punto di vista sociale. Ed eccoci con Stefania Vola, designer per Urban Art. Cosa ci racconti? Che cosa fai per Urban Art? Allora, per Urban Art io mi sono occupata del discorso moda e quindi ho disegnato prima la collezione delle borse e poi la collezione dei capi moda mare. Circa un anno fa con Domenico c'era l'idea di cominciare a dare sfogo a un po' di creatività. E quindi prima abbiamo pensato di fare le borse, un qualcosa per uomo, donna, ragazzo che fosse molto veloce, divertente alla moda, e poi Domenico, che è pieno di imprevisti, quasi a ridosso dell'estate mi ha detto: ma perché non facciamo anche una collezione mare? E così è nata quest'altra piccola avventura che spero sia... Andrea Rossi, giurato in questa serata di Miss, con tanto di maglia indossata, urban. Urban perché urban rappresenta anche uno stile. Innanzitutto è una bellissima realtà che Domenico ha creato, nata quasi come un gioco, e poi invece si è sviluppata. Ha creato dei posti di lavoro, ragazzi giovanissimi, pieni di entusiasmo. E questa è una realtà piena di entusiasmo, colorata, viva e che sicuramente avrà modo di diffondersi e di affermarsi. Ed eccoci con la vincitrice, la nostra Miss Urban Art 2016. Dimmi qualcosa di te. Io sono Camilla Fabris, ho 18 anni e vivo a Trana, in provincia di Torino. Faccio danza da 11 anni e studio al liceo classico e sono l'ultimo anno al Cavour. Bene, è stata una bella avventura. È stata un'esperienza strepitosa, con delle compagne di viaggio strepitose, con una regia e un'organizzazione magnifica.